Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road. Questa dashcam viene da Hong Kong, questi occhiali da sole vengono da Hong Kong anche loro, questi anelli con i dragoni vengono da Shenzhen, e questo bracciale con il dragone e la fenice viene anche lui da Shenzhen, questa coperta di emergenza viene da Guangzhou, e moltissime altre cose che vedete all'interno di questa macchina, come la torcia di emergenza, eccetera, vengono comunque da posti principalmente che sono correlati con il Guangdong occidentale. E sì, nonostante questo sia un diario di viaggio, non significa che ho viaggiato molto in Cina, anche perché io non sono mai stato in Cina. Prima o poi ci andrò, ma questo è un altro discorso. Per ora cominciamo! Sigla! L'acquisto di gadget e minuterie utilizzando i siti con negozi esteri sta diventando sempre di più una cosa di tutti i giorni. Io ho cominciato ad acquistare roba che veniva dalla Cina, direttamente in Cina, direttamente letteralmente dal produttore, già alcuni anni fa. Il sito che continuo a utilizzare in tal senso è eBay, perché su eBay riesco spesso a trovare moltissime offerte molto interessanti, a prezzi più bassi non solo dei siti europei ufficiali, ma anche di molti siti cinesi, da Tom Top a Tmall, a Light in the Box, Mini in the Box, e via discorrendo, non so, Banggood, eccetera. Questo perché è moltissimo tempo che faccio questa cosa di andare a cercare delle minuterie, del materiale elettronico su eBay, e non solo perché so dove andare a cercare, in che modo andare a cercare, ma anche perché ho proprio dei contatti, dei venditori eBay con cui ho stretto dei rapporti di amicizia e con i quali spesso facciamo ordini anche abbastanza grossi. Talmente grossi che alcuni anni fa, a dicembre, a un certo punto mi suona il cellulare, lo guardo, vedo una distesa di numeri chilometrica, dico «Ma oddio che è!» Rispondo ed è uno di questi venditori cinesi che da Hong Kong mi ha telefonato per farmi gli auguri di buone feste. Quindi, tra le altre cose, sì, nel mio ufficio c'è un orologio con l'ora italiana e un orologio con l'ora cinese, con l'ora del Guangdong occidentale, l'ora di Hong Kong, perché così non mi devo fare i conti per capire se gli uffici e i negozi sono ancora aperti o hanno già chiuso. In Cina ho comprato veramente ogni genere di cosa, appunto dagli occhiali da sole a lenti polarizzate, a piccole minuterie come anelli, bracciali, piccola minuteria elettronica, batterie, le stesse batterie dell'Alegria, il supporto che tiene l'Alegria sul parabrezza, che è una ventosa per dashcam, anche quella che viene comunque dalla Cina. Sapete perché compro tantissimo in Cina? Perché moltissime cose o in Europa sono difficili da reperire, o alla fine della fiera, quando le vai a comprare in Italia, sono i prodotti che qualcun altro ha comprato in Cina a 2 lire e te li rivende come se fossero tempestati di diamanti, che è una cosa che mi dà un certo fastidio. Ragion per cui ho cominciato a utilizzare questo sistema di comprare della roba direttamente dai negozianti cinesi, perché ho trovato tantissime cose veramente utili e veramente funzionali, posso dire, dopo più di 6 anni di esperienza di acquisti di roba dalla Cina, abbiamo trovato un sacco di roba che funziona. E sì, ammetto che mi è capitato di trovare anche della minuteria che erano delle porcate inutili. Considerate questo, mi è capitato di ordinare tantissima roba in Cina, quindi mi è capitato anche di ordinare della roba per vedere un pochettino come si comportava, e non necessariamente si trova sempre qualcosa di utile. Mi è capitato di trovare anche delle fesserie infernali che sono, non lo so, hanno funzionato un giorno, oppure che si sono dimostrate proprio dei giocattolini completi. Così come mi è capitato di trovare delle cose invece estremamente utili ed estremamente funzionali. Addirittura nell'attività di protezione civile ci siamo avvalsi spesso della collaborazione dei cinesi. Poi la cosa molto interessante di alcuni negozianti cinesi è che ci trovi veramente di tutto, non so, dalla forcina agli articoli per parrucchiere, dalla papera di gomma al transatlantico, letteralmente, passando per ogni genere di gadget tecnologico, che sono la cosa che di solito attira di più la mia attenzione,
dai vari cavi e caricabatterie alle batterie, anche delle cose molto strane. Abbiamo preso, come dicevo, anche attrezzatura che abbiamo riutilizzato in protezione civile. È capitato per esempio di utilizzare delle barre display che funzionano a 12V collegate alla macchina, abbiamo acquistato luci LED lampeggianti con cui abbiamo fatto i lampeggianti di servizio sui mezzi di servizio, e tutta questa bella roba. E tanto altro di più, ho preso un sacco di gadget, di componentistica per il computer, lettori di memory card, eccetera. Dalle semplici minuterie alle cose un po' più complesse, spesso mi sono trovato meglio a comprare roba in Cina e nei paesi orientali, piuttosto che andare a cercare qualcosa in Italia. C'è da dire che nel comprare roba in Cina, naturalmente, il problema più grosso sono i tempi di spedizione, i costi di spedizione relativamente. Diciamo che i costi più alti sono quelli se uno ha urgenza di ricevere il pacco e chiede un Corriere Espresso, perché salvo ordini particolarmente grossi, il costo di un Corriere Espresso può influire tantissimo sul costo finale di un ordine. Però in compenso, essendo disposti ad aspettare mediamente un mese, che è il tempo medio di consegna dei pacchi da Hong Kong, dalla Cina e da Shanghai, eccetera, ci sono molte soluzioni che permettono soprattutto di tenere sott'occhio il pacco. Vengono poi registrate in Italia sul sito di Poste Italiane sotto la forma della raccomandata. Questi sono per esempio l'Hong Kong First Class, il Singapore Registered Article, e sì, praticamente conosco meglio i prodotti postali per la spedizione internazionale delle Poste cinesi che quelle italiane. Diciamo che la mia esperienza di acquisto di roba dalla Cina negli ultimi 6 anni fondamentalmente è positiva, e non solo è positiva, sono riuscito a farmi letteralmente una nomea nel mio piccolo tra i venditori cinesi, perché ho stretto accordi con molti venditori, sono sempre stato serio, mi sono sempre comportato in maniera onesta. Quando mi è capitato di chiedere un rimborso perché il pacco non era arrivato, poi dopo tempi lunghissimi mi è arrivato, ho anche contattato il venditore e gli ho detto «Guarda, il pacco vi è arrivato adesso, dopo 70 giorni, 80 giorni, quindi mi sembra giusto che io ti paghi indietro, perché giustamente ho pagato l'oggetto, l'oggetto è stato consegnato», quindi mi sono fatto la nomea di persona onesta, tanto che ci sono venditori che generalmente non vendono in Italia, perché sanno che molti italiani, purtroppo, non si comportano in maniera corretta e ci sono tempi molto lunghi, e comunque a me vendono, perché vedono il mio livello di feedback, il mio comportamento, e sanno che ho già operato con altri loro colleghi in maniera onesta e funzionale. Ed ecco quindi semplicemente la mia domanda. Secondo voi è meglio comprare le cose in Italia, che almeno uno ha tutto sotto controllo, anche se comunque i prezzi sono più alti, specie quando si tratta di minuteria elettronica che alla fine è made in China, o è più funzionale comprare direttamente in Cina e a prezzi estremamente più bassi? D'accordo, ci può essere il problema di aspettare molto tempo, ci può essere da pagare la dogana, ma anche con tutta la dogana, spesso e volentieri, la situazione comunque è un risparmio rispetto, secondo me, è un risparmio rispetto all'acquisto in Italia, però ci possono essere molti altri fattori. Voi avete esperienza di acquisto di roba in Cina? Avete avuto esperienze positive, esperienze negative? Avete comprato molta roba, non so, sui siti un pochino più, per così dire, griffati, come Banggood, TomTop e via discorrendo? Di nuovo, non lo so, fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Proviamo ad aprire una discussione. Ambulanza! E detto questo, io direi che ho concluso, per cui innanzitutto vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp e su Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Subito, non dovrete aspettare un mese perché vi arrivi. Vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sulla notazione e sulla scheda. In questo modo riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Naturalmente vi ricordo anche che, se volete che tratti un argomento particolare su Diario di Viaggio on the road, potete chiedermi anche questo sui commenti qua sotto. E detto questo, di nuovo grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!